Gentile, come è nata questa sua attività imprenditoriale? È nata con una voglia già da quando ero ragazzo di voler intraprendere questa attività. E quindi, siccome ero un produttore di grano, i miei genitori sono stati sempre nell'agricoltura, ho iniziato a fantasticare e voler fare di questa professione la mia attività. Alla fine ho trovato qualcuno che mi dava la possibilità di imparare a fare della pasta. Sono andato prima di tutto alla ricerca dei grani antichi, di un grano che si chiama il Senator Cappelli, di cui ne possiamo vantarci di fronte a tutti di avere questi tipi di prodotti. Io l'ho coltivato, ho reso il mio prodotto portandolo dalla terra alle tavole delle persone, in modo da poter fare assaggiare ancora i nostri prodotti in una certa maniera. Quanti tipi di prodotti producete? Facciamo varietà di orecchiette piccole, poi strascinati, cavatelli, fusilli, trofie, maccheroni al ferro, strozzapreti. Ci facciamo paste ripiene di ravioli, gnocchi. Qui ci sono tutti i tipi di paste all'uovo, sfoglie, tagliatelle. E tutta pasta fresca o c'è anche della pasta secca? Pasta secca è da un anno e mezzo che abbiamo la vendita di pasta fresca e siamo rimasti sorpresi perché abbiamo avuto un ottimo risultato. Infatti abbiamo aumentato la produzione di circa il 40% in più. Il mio mercato è esposto sulla zona del Metapontino, tantissimo nella zona di Scanzano, Marconia, Pisticci, Policoro, Matera, poi Ginosa, e poi andiamo all'estero, poi stiamo producendo per l'estero. Per quali paesi in particolare? Adesso per il momento abbiamo intrapreso con il Canada, però ci sono alcune relazioni che stiamo portando a termine di portare la pasta negli Stati Uniti pure.